Buonasera, sono io a chiedere scusa a Fisreja perché la mia reazione magari è stata esagerata. Stasera è una sera particolare in cui ho ricordato un caro collega, un caro amico che si chiama Andrea Rughetti. Le cose negli anni con lui erano degenerate. Tra l'altro poi mi sono distratto, avrei voluto far vedere dall'esterno il Palapanini con le coppe, molto molto bello, lo farò magari una prossima volta, anche se è raro che io venga a Modena. Avrei voluto, cari ragazzi, passare allo stadio Braglia, ricordarlo lì, o comunque far vedere lo stadio Braglia da fuori. Non ricordo neanche perché mi abbiate detto di no. In 6-7 minuti, 10, sì, dato che c'è poco traffico col buio, 6-7 minuti sarei arrivato allo stadio Braglia e l'avrei surfato a modo mio attorno. Poi io me la son presa perché la pernacchia è un'interruzione ed è una cosa ridicolizzante. La canzone là di Dino Banfi è un'altra cosa ridicolizzante e già ero riuscito a entrare e ci tenevo anche per i fatti miei, anche per il nostro giornale. Nostro intendiamo mio, di mia moglie e di chi ci segue. Ho messo insieme, no, non è questione di pensare negativo. Vengo da questa denuncia che non mi preoccupa perché è una denuncia che non ha fondamenti giuridici. Adesso sto andando a Mantova, fortunatamente, ma in generale la sottile ridicolizzazione a me non piace. C'è un limite secondo me, ma questo non importa. Magari un'altra volta, anziché andare davanti allo stadio Mapei, andrò di fianco, andrò alla curva ospite, insomma, nei nostri collegamenti. A me piace stupire e credo di saperlo fare, però pretendo rispetto. E ogni tanto poi non c'è problema. Non succederà più da parte mia, però un'ottava di meno mi piacerebbe, un'ottava di meno, perché comunque quello che faccio, io stesso faccio giornalismo e spettacolo, ma non faccio, cioè non faccio, se lo faccio, se magari, cioè io faccio un reality, ma un reality con un senso, ok? Sì, certo, a me sarebbe piaciuto andare sulla quota, il problema è che non me la sento. Ma non me la sento anche molto più piccola. Non ho assolutamente. Era diverso se fosse stato aperto, avrei fatto due o tre pioli, due o tre step e poi avrei chiesto di scendere. A me dà fastidio, soffro di capogiri da alcuni. Ricordo una volta la velocità delle montagne russe mi aveva messo in notevole disagio, in notevolissimo disagio. Così, cari amici all'ascolto in visione, io non so se andare a Mantova Sud, vediamo qua, sì, speriamo bene, via, Passo Virgilio, vabbè, direi che ci siamo, sto cercando lumi dal navigatore, ma direi che ci siamo. Quindi ragazzi, vi abbraccio, sono io a chiedervi scusa, diciamo che la vicenda con comunque sul rispetto delle tifoserie avversarie ne faccio un capisaldo, sul rispetto della città avversaria anche, su troppe cose a mio avviso la pensiamo in maniera troppo diversa. E comunque sentirmi già non esisto più come professionista, nel senso che è svidente per me, è avvilente per me lavorare gratis, come per tutti. Insomma, sì, sì, vi ringrazio, ma non. Sì, ma io sono io che ringrazio voi, non tanto perché le porte sono chiuse, sono io che ringrazio voi perché a me anche briciole di visibilità fanno molto piacere, io vivo per quelle. Però se faccio un calcolo fra piacere e dispiacere, alle volte.
a mio avviso è troppo ridicolizzante, ok? Perché già ho gli haters e ne ho una marea, un martellamento continuo. Adesso sono offline perché sto caricando un telefono e carico un apparato per volta. Comunque sono io che vi chiedo scusa, ragazzi, soprattutto chiedo scusa a Passa che avevo capito male. No, magari non è, vabbè, giurerei di aver capito bene, ma non importa. Evidentemente c'è stato un passaggio che ho frainteso. Magari era un discorso al passato, un discorso che riguarda lo stadio, non so, c'è qualcosa che comunque. Sono io che chiedo scusa a tutti voi. Però ragazzi, per me è un piacere e un onore, anche perché no, le porte sono chiuse. La porta di Giovanni Mazzoni è semi chiusa. A parte che insomma vediamo, nel senso che mi ha dato un'anticipazione, ma non credo che sia ancora realistica. Un grande abbraccio, chiedo scusa a voi.